vi parla Kip Darling. E io sono Pepper Fairbanks. Stasera approfondiremo le nuove informazioni sulla scomparsa della ribelle Lombax, Angela Cross. Scusa, siamo sicuri che Angela Cross sia proprio una Lombax? So che è l'opinione comune, ma lei non ha la coda. Le femmine Lombax non hanno la coda, Kip. Ho una notizia dell'ultima ora per te. Le femmine non hanno la stessa anatomia dei maschi. Oh, capisco. Allora è per questo che tu hai quel palco di corna sulla cupola. Pepper? Perché non concludiamo il servizio? Bene, d'accordo, Pepper. Come noto a molti di voi, la ribelle Lombax Angela Cross è scomparsa da circa 3 anni, vittima della vendetta dell'ex dittatore Percival Tachyon contro la razza Lombax. L'ultima volta fu vista in volo nel settore ceruleano sulla navetta di Max Apogee. Ovviamente ti stai riferendo al famoso storico e ricercatore del leggendario segreto Lombax. Proprio a lui, Pepper. Anche Apogee è scomparso da Polaris e si ritiene che sia stato ucciso dai pirati spaziali. Ma proprio ora le autorità galattiche sostengono di aver recuperato la navetta di Apogee, che viaggiava con il pilota automatico. Dal registro dei dati di volo pare che la navetta sia decollata dal pianeta Jazindu. L'ambasciatore Kerchu Bugo non ha rilasciato dichiarazioni. Che ne pensi, Pepper? I Kerchu hanno dato asilo a Max e Angela salvandoli dalla furia di Percival Tachyon? I due hanno usato il cosiddetto segreto Lombax per fuggire su un diverso piano cosmico dell'esistenza? Non lo so, Kip. Gran bella teoria, Pepper! Dopo la pausa, intervisteremo l'ex gladiatore Ace Hardlight scarcerato di recente. Lo si può considerare riabilitato? O è solo questione di tempo prima che venga sorpreso nella banca galattica di Polaris con una calza calata sul volto? Lo scopriremo tra pochi istanti!